E vogliamo adesso rivolgerci alla parola del Signore. Con un cuore aperto, disposto, vogliamo ricevere questa meravigliosa parola, che è una parola di vita. Desidero parlare questa sera del fiume della vita. Leggeremo nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 47, un brano che credo molti di noi conoscono bene, il torrente che sgorga dal Tempio, un torrente che poi naturalmente diventa un fiume, il fiume della vita. Egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda a oriente. Ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto. Un torrente che non si poteva guadare. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo?» Poi mi ricondusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Egli mi disse: «Queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori staranno sulle rive del mare, da Engedi fino a Enenglaim. Si stenderanno le reti, vi sarà pesce di diverse specie, come il pesce del Mar Grande, e in grande abbondanza, ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento». Amen. Benedica il Signore la sua parola ai nostri cuori. Dopo la descrizione del nuovo tempio futuro, l'uomo, come si dice al capitolo 40, verso 3, il cui aspetto era come aspetto di bronzo, che aveva in mano una corda di lino e una canna per misurare, accompagna, conduce il profeta Ezechiele all'ingresso del Tempio, da dove scaturivano delle acque. Tutta la visione è caratterizzata
dal silenzio. Il profeta non fa domande e non gli vengono date spiegazioni, fino al verso 6, quando gli viene chiesto: hai visto? Ezechiele si trovava a Babilonia in cattività, la visione lo porta a Gerusalemme, al Tempio. Nei capitoli precedenti c'è tutta la descrizione, la minuziosa descrizione di questo nuovo Tempio che non esisteva ancora. In effetti il profeta non capisce quello che sta vedendo, perché si tratta di una visione riguardante gli ultimi giorni. Al capitolo 37 Ezechiele vede le ossa secche. Al capitolo 47 vede il fiume della vita. Queste acque scaturiscono da sotto la soglia della porta del Tempio. Ora, Gesù stesso è colui che ha adempiuto le scritture. Egli, possiamo dire, è il Tempio, egli è la porta. Lui l'ha detto: io sono la porta. E le acque rappresentano l'opera dello Spirito Santo, un'opera crescente e inarrestabile, scaturita dal sacrificio di Cristo e dalla Pentecoste, e che continuerà fino al ritorno di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, verso 34, nel momento della crocifissione di Gesù, è scritto che uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Possiamo dire che quell'acqua che è scaturita dal nostro Signore Gesù, da quel corpo forato per noi, è un'acqua che ha cominciato a sgorgare e che ancora sgorga, che è diventata un torrente che è diventato un fiume sempre più impetuoso e che continuerà a sgorgare fino a quando Gesù ritornerà. Il fiume della grazia di Dio, della benedizione di Dio, il fiume della vita. E gloria a Dio, perché noi che siamo qui e tanti che ci stanno anche seguendo adesso, non potendo essere qui con noi, abbiamo sperimentato la potenza di questo fiume benedetto, la potenza della salvezza che è scaturita dal sacrificio di Cristo Gesù. Gloria al nome del Signore, non soltanto quel sangue versato, ma un'acqua che è un'acqua di vita. E poi la Pentecoste. Perché quel fiume a Pentecoste ha cominciato a scorrere più impetuoso, ha cominciato a allargarsi in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quel fiume rappresenta la grazia che sgorga da Cristo e per mezzo di Cristo anche in coloro che hanno creduto in Lui. Gli ultimi giorni hanno avuto inizio a Pentecoste. E quindi possiamo dire che noi oggi siamo alla fine degli ultimi giorni. Il tempo della grazia si sta per chiudere. Questo è un momento speciale nel piano di Dio. In Giovanni 4, verso 13, è scritto a proposito di quest'acqua. Gesù le rispose alla samaritana: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E in Giovanni 7, 37, leggiamo: nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E continua: disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora
glorificato. Gesù stava parlando dello Spirito Santo, della pienezza, della potenza dello Spirito Santo che sarebbe stato sparso su quelli che avrebbero creduto in Lui, e gloria a Dio. Questo è avvenuto a Pentecoste e questo continua ad avvenire. Quel fiume non si è fermato, amen? Quel fiume non si può fermare. Quanti tentativi sono stati fatti fin dagli albori dell'era cristiana? Con la persecuzione si è cercato di fermare quel fiume, ma più si cercava di fermare, più quel fiume dilagava, scorreva potente. E così nel corso dei secoli, in tanti modi, il nemico, l'avversario, ha cercato di fermare quel fiume benedetto. Ha anche ottenuto qualche parziale successo, ma gloria a Dio, perché quel fiume, il fiume della vita, continua a scorrere oggi. Gloria a Dio. E stasera noi siamo invitati ancora una volta ad immergerci in quel fiume di vita. Il profeta Gioele scriveva, ispirato dallo Spirito Santo: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito, dice il Signore, su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Gloria a Dio. E queste parole, lo sappiamo molto bene, sono riprese nel discorso di Pietro al giorno della Pentecoste. Pietro, anche lui ispirato dallo Spirito Santo, mentre arringa la folla, ripieno della potenza dello Spirito Santo, citando il profeta, dice: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Gloria al Signore. Oh, quanto è importante fare attenzione alla parola di Dio, quanto è importante credere alla parola di Dio, quanto è importante riconoscere l'adempimento della parola di Dio. Dicevo, la visione di Ezechiele era una visione per un tempo lontano. Era una visione per il tempo della venuta di Gesù, era una visione per il tempo della Pentecoste, era una visione per la fine degli ultimi giorni. Ci viene detto dall'Apostolo Pietro che i profeti antichi molto spesso non capivano quelle stesse cose che loro scrivevano sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. E fu loro rivelato che non per loro stessi, ma per noi scrivevano quelle cose. Queste cose sono state scritte per noi oggi. Per questo lo Spirito Santo ci dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Questa non è una parola per il tempo di Ezechiele o per 2000 anni fa, è una parola per noi oggi, stasera, in questo momento. Che cosa bisogna fare? Seguiamo l'esempio di Ezechiele. Bisogna lasciarsi guidare. Leggiamo ripetutamente in questi capitoli che quest'uomo, che rappresenta proprio il Signore Gesù, come poi lo ritroveremo nel libro dell'Apocalisse, Gesù glorificato, mi condusse, mi fece uscire,
mi ricondusse. Ezechiele si lascia guidare per sperimentare la potenza di questo fiume della vita, delle benedizioni che il Signore ha preparato per noi. Dobbiamo lasciarci guidare dal nostro Signore. Dobbiamo lasciarci prendere per mano da Gesù e seguirlo. Seguirlo. Bisogna tornare alla fonte. Mi ricondusse all'ingresso della casa ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa. Dobbiamo tornare alla fonte, dobbiamo tornare alle origini. Dobbiamo ritornare lì dove il fiume della grazia di Dio, della potenza di Dio è sgorgato, quel fiume che continua a scorrere. Gerusalemme, tutto è iniziato lì. Ezechiele viene portato in spirito a Gerusalemme. Non ci sorprendiamo che Gerusalemme sia nel mirino di tanti oppositori, di tanti che hanno cercato di fermare questo fiume ancora oggi. Non ci sorprendiamo, perché tutto è iniziato lì e tutto si concluderà lì, in quel giorno che il Signore ha preparato, in quel giorno in cui Cristo poserà nuovamente i suoi piedi lì a Gerusalemme. E quindi coloro che vorrebbero vedere la distruzione di Gerusalemme per vedere la distruzione dell'opera di Dio, illudendosi di poterlo fare, cercano in tutti i modi di combattere Gerusalemme, perché sanno che tutto è iniziato lì e il nemico lo sa, quello che cerca di fomentare queste cose, l'avversario che sa che ormai gli è rimasto poco tempo. Ma gloria a Dio. Gloria a Dio, quel fiume non si può arrestare. Bisogna ubbidire. Ezechiele non parla, non fa domande, dicevamo. Mi fece attraversare le acque, mi fece attraversare le acque, mi fece attraversare le acque. Ezechiele obbedisce e cammina. Signore, aiutaci ad essere ubbidienti, a non mettere davanti i nostri quesiti, i nostri interrogativi, la nostra incredulità molte volte, che è il più grande peccato che possa essere commesso, l'incredulità. Sapete, è l'unica cosa che può fermare il fiume di Dio nella nostra vita, l'incredulità. È l'unica cosa che ci può impedire di sperimentare quello che il Signore ha preparato per noi. Abbiamo bisogno di essere liberati da ogni forma di incredulità, anche quella travestita da religiosità, da bigottismo, da formalismo, da si è sempre fatto così, che bisogno c'è di. Signore, liberaci dall'incredulità. Ezechiele non parla. Zitto e nuota. Perché arriva il momento che non solo deve attraversare, vedete com'è questo fiume, il livello sale, sale in maniera incredibile, 500 metri circa, e il suo livello sale tantissimo, sì, perché è un fiume spirituale, non è legato alle leggi della natura. È il fiume della vita, è il fiume delle benedizioni di Dio. Attraversa e l'acqua sale, le calcagna, le ginocchia, ai fianchi. E a un certo punto l'unica cosa da fare è nuotare. Nuotare. E qui avviene il cambiamento. Qui avviene qualcosa che potremmo definire irragionevole. Perché non si può più attraversare, non può più posare i piedi
sul sicuro. Deve lasciarsi andare Ezechiele, deve cominciare a esercitare la sua fede. Non si poteva più attraversare. Sapete, nel nostro cammino cristiano si arriva, se noi vogliamo fare la volontà di Dio, se vogliamo seguire Gesù, se vogliamo ricevere quello che il Signore ha preparato per noi, si arriva a un punto in cui bisogna decidere quello che vogliamo fare. Si arriva al punto in cui dobbiamo affidarci allo Spirito Santo o rimanere con le nostre certezze umane, con i nostri condizionamenti, dicevo prima, con la nostra incredulità. Perché questo fiume che deve essere attraversato a nuoto è proprio una figura del momento in cui noi dobbiamo lasciarci trasportare dallo Spirito Santo. Potremmo dire il momento in cui lo Spirito Santo prende il controllo, sì, perché quando una persona nuota, lo sappiamo molto bene, è l'acqua, l'elemento che lo sorregge. Non si regge più con le proprie forze a terra, ma si è lasciato andare in quell'acqua che ha la forza, la capacità di sorreggerlo. D'altra parte ha la capacità di sorreggere dei transatlantici, delle navi immense. Nello Spirito Santo c'è tutta la potenza di sorreggerci e di farci fare nuove esperienze spirituali, ma noi dobbiamo arrivare al punto di lasciarci andare, di nuotare spiritualmente. Dobbiamo mettere da parte i nostri ragionamenti, dobbiamo mettere da parte le nostre incertezze. Cosa vogliamo fare? Vogliamo andare avanti? Vogliamo fare nuove esperienze? Vogliamo fare veramente la volontà di Dio? O ci vogliamo fermare? Dobbiamo decidere. Ezechiele ha dovuto decidere. E gloria a Dio perché dopo quella decisione, dopo aver nuotato in quelle acque, allora l'uomo Gesù può dirgli: hai visto che non era difficile, hai visto che tu puoi ricevere di più se soltanto sei pronto ad ascoltare la mia voce, ad esercitare la tua fede. Nuotare vuol dire avere fede che l'acqua ti sostiene, che non affonderai, non affogherai. C'è una fede che deve essere esercitata nell'opera dello Spirito Santo. Hai visto? E poi mi ricondusse sulla riva del torrente. E adesso Ezechiele vede quello che prima non aveva visto. Quando sperimentiamo il battesimo nello Spirito Santo, quando sperimentiamo la potenza dello Spirito di Dio nella nostra vita, quando ci arrendiamo all'opera dello Spirito Santo, il Signore può prendere il controllo, come a Pentecoste, noi che ci nominiamo pentecostali, allora i nostri occhi si aprono per vedere qualcosa che prima non avevamo visto. Hai visto? E Ezechiele comincia a contemplare. C'erano moltissimi alberi sulla riva, da un lato e dall'altro. Gloria al Signore. Queste acque si dirigono verso la regione orientale,
scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Qui si parla del Mar Morto. È come se lui sperimentasse l'entrata del fiume Giordano nel Mar Morto, soltanto che il fiume Giordano finisce nel Mar Morto, ma qui questo fiume, che è un fiume spirituale, compie un'opera spirituale. È un fiume, l'abbiamo detto fin dall'inizio, della vita. E dove arriva il fiume della vita, arriva la vita. Questa vita è entrata in noi, è vero o no? Quanti possono dire stasera che la vita di Dio è entrata nella propria vita, o potremmo dire nella nostra morte? Sì, il Mar Morto raffigura in realtà lo stato del mondo, lo stato della nostra società, ma perché no, anche lo stato di una parte, di una fetta della Chiesa, dei religiosi in generale, ma talvolta anche della Chiesa del Signore, che si è chiusa in se stesso. Sappiamo che nel Mar Morto non ci sono forme di vita a causa dell'alta concentrazione di minerali in quello che è il punto più basso della terra, dove una volta c'erano delle città che furono distrutte. Ma quando arriva questo fiume, non soltanto ci sono gli alberi da un lato e dall'altro, ma queste acque entrano nel mare. Entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Il mare, nella parola di Dio, rappresenta le moltitudini, la gente, le persone. Il fiume della vita che Gesù ha fatto sgorgare da noi. Amen, l'abbiamo letto. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E Gesù parlava dello Spirito Santo. Quel fiume della vita che il Signore ha fatto arrivare in noi, adesso fa sgorgare da noi, da ognuno che lo ha ricevuto e che continua a camminare per fede, è un fiume che porta salvezza alla gente, alle nazioni. Questo mare intorno a noi è un mare morto. Noi viviamo in una società morta dinanzi a Dio, tanto è vero che la parola di Dio dice che anche noi eravamo morti nelle nostre trasgressioni, nei nostri peccati. Ma poi che è successo? Che è successo? È arrivato il fiume della vita e ci ha risuscitato, ci ha ridato la vita. Siamo tornati in vita, abbiamo ricevuto la vita spirituale da questo torrente ingrossato del fiume della vita. E ci sarà, abbiamo letto, abbondanza di pesce. La prima pesca spirituale è stata fatta a Pentecoste. 3.000 persone. Poi arrivarono a 5.000. Gloria a Dio, nel corso dei secoli, quanti sono stati raggiunti dalla grazia di Dio? Gesù ha detto: io farò di voi pescatori di uomini. È una visione spirituale. Quelli non sono pesci, quelle sono persone raggiunte da coloro che sono stati fatti da Cristo pescatori di uomini. Abbondanza, gloria a Dio per i milioni, miliardi di persone che sono state raggiunte dal fiume della grazia di Dio e che continuano ad essere raggiunti anche in quei paesi dove una volta non si poteva predicare l'Evangelo, anche in quei paesi dove
ufficialmente non si può predicare l'Evangelo adesso, ma il Signore continua a salvare. Perché nessuno può fermare questo fiume, nessuno lo fermerà. Io e te, se siamo increduli, lo fermeremo nella nostra vita, ma non potremo fermarlo nella vita degli altri e non potremo mai fermare il fiume della vita, il fiume della grazia, il fiume della benedizione di Dio, il fiume dello Spirito Santo. Tanto è vero che nella visione di Giovanni, nell'Apocalisse, noi ritroviamo questo fiume, gloria a Dio. Perché quel fiume non si fermerà, non si fermerà. Così leggiamo in Apocalisse 22. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Il fiume della vita scorre. E noi siamo chiamati dal Signore, siamo chiamati dallo Spirito Santo, io e te siamo chiamati dallo Spirito Santo in questo momento a immergerci in questo fiume spirituale. Vai un po' più avanti. Dove è arrivata l'opera del Signore nella tua vita? Vai un po' più avanti, ma ricordati che presto il tuo andare avanti significherà lasciarti andare nella potenza dello Spirito Santo, e allora sarà lo Spirito di Dio a prendere il controllo della tua vita e tu farai esperienze che non hai mai fatto prima, perché la parola di Dio ci ricorda che non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito del Signore. Vogliamo pregare, vi alzate con me. Alleluia. Trascorriamo qualche momento. Alleluia. 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 C'è un piccolo coro che dice: c'è un fiume puro che sgorga da Gesù, c'è una fonte che lava il peccatore, vieni alle acque, c'è vita anche per te, l'ave è un fiume che mai s'asciugherà. Questo fiume sta raggiungendo, sta scorrendo in mezzo a noi stasera, sta raggiungendo tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando questa parola, perché lo Spirito Santo non ha limiti, non ha confini. Alleluia. E nessuno potrà fermare quest'opera. Questa sera lasciamo che lo Spirito di Dio che è in mezzo a noi possa prendere il controllo della nostra vita. Diciamo: Signore, la mia vita io la rendo a te, la metto nelle tue mani. Signore, io voglio vivere nel fiume della vita. Non voglio solo attraversarlo, voglio lasciarmi andare da questo fiume, lasciarmi trasportare, lasciarmi guidare. E sono certo che tu hai preparato qualcosa di glorioso per me. Scorga da Gesù.
Alleluia. Mentre siamo alla presenza del Signore e lo Spirito Santo continua a parlare ai nostri cuori, è il momento che prendiamo una decisione spirituale davanti al nostro Signore, colui che ci ha fatti, davanti al nostro Salvatore, colui dal cui costato è sgorgata quell'acqua con quel sangue che ci hanno dato la vita. Cosa vogliamo fare? Vogliamo rimanere attaccati alle nostre certezze umane, alle cose di questa terra, ai nostri ragionamenti, alla nostra incredulità? O vogliamo per fede lasciarci andare, cominciare a nuotare in questo fiume spirituale per vedere cose che non abbiamo mai visto fino a questo momento, per sperimentare qualcosa di cui forse abbiamo solo letto, ma che non conosciamo, perché arriva il momento in cui noi dobbiamo fare un passo in più, un passo avanti, un passo di fede. Dobbiamo lasciarci andare nelle mani del Signore fiducioso. Fratello, sorella, sotto di te stanno le braccia eterne. Non avere paura, tu non affonderai, non farai un naufragio spirituale se ti lasci andare nelle braccia del tuo Salvatore, se ti lasci guidare da questo momento dallo Spirito del Signore, che vuole prendere il controllo della tua, della mia vita, che vuole prendere il controllo della sua Chiesa e di questa comunità in questi ultimi tempi, della grazia di Dio, perché noi siamo alla fine degli ultimi tempi.